amici, benvenuti su Max Esenzioni. Quest'oggi andiamo a vedere un Motorola, il Moto G20. Motorola è un marchio storico, forse un pochino bistrattato, poco considerato dal pubblico. Ha presentato da poco la nuova serie Edge 20, che davvero promette faville, ma io ho voluto provare per voi. Come ben sapete, la mia filosofia è provare dispositivi molto economici, ma piuttosto validi per il rapporto qualità-prezzo. Questo Moto G20, che ha praticamente tutto, e è il primo che nella fascia dei 150 euro, dal mio punto di vista, permette di utilizzare un SoC Unisoc T700 Tiger, quindi un SoC che è prettamente destinato a dei tablet, ma che viene in questo caso utilizzato da Motorola molto molto bene con Android 11, con delle ottime qualità e ottime caratteristiche, perché questo è un dispositivo con un pannello da 6,5 pollici HD+ con una frequenza di refresh di 90 Hz. Ha delle dimensioni, questo dispositivo, da 165,2 x 75,7 x 9,2 mm, con una batteria da 5.000 mAh. Il peso si attesta sui 200 grammi. La plastica fa da padrona, vedete anche effetto un pochino opaco, ma qualche impronta si vede. Il sensore di impronta è posteriore, classico come una vecchia scuola, e la quad camera con un sensore principale da 48 megapixel della Samsung, un sensore secondario da 8 megapixel, un sensore terzo sensore da 2 megapixel per lo sfocato e il quarto sensore da 2 megapixel per la macro. Nella parte destra abbiamo il tasto on/off e il bilanciere volume e un tasto aggiuntivo per l'assistente Google. In basso troviamo la Type-C con lo speaker di sistema e il microfono. Nella parte sinistra invece abbiamo lo carrellino per le due SIM, o al posto della seconda SIM potete mettere una micro SD. In alto abbiamo il sensore fotocamera a 13 megapixel per i selfie. Vedete questo formato con questo notch a goccia? Le cornici sono un pochino abbondanti nella parte bassa, soprattutto è alta, però in realtà anche con i 200 grammi si tiene abbastanza bene in mano. 4 GB di RAM, quindi Unisoc T700, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage interni in modalità purtroppo vecchia eMMC 5.1. Abbiamo un WiFi dual band, un Bluetooth 5.0, l'NFC e c'è anche la presenza di un sensore qui, un piccolo LED per le notifiche bianco, che in questo caso viene utilizzato per segnalarvi magari una chiamata persa piuttosto che delle notifiche, e anche in ricarica si illumina. Il sensore di prossimità è ovviamente fisico e in questo caso non abbiamo assolutamente problemi rispetto al resto. Applicazione software Motorola davvero sicuramente con questi 90 Hz, ma anche con la leggerezza di questo software Motorola, che è davvero un software stock, con aggiornamenti appena ricevuti da parte del sistema. Qui abbiamo la versione appena rilasciata con patch del 5 ottobre 2021, RTA 31-6825. Quindi un aggiornamento da parte di Motorola, non mi aspettavo, appena ricevuto, avevo le patch di luglio, ma ho ricevuto due aggiornamenti veloci da 50 mega e siamo alla patch di ottobre. Quindi un plauso a Motorola per questi aggiornamenti. Memoria interna che ricordiamo essere circa 59 giga di interni, occupati 9,7 giga, quindi circa 51 giga liberi da parte del sistema appena avviato, quindi un quantitativo sicuramente di memoria che è ulteriormente espandibile, però permette una buona sicuramente utilizzo e anche longevità. A livello di gestione della luminosità del pannello, vedete ci sono le varie frequenze di refresh che è possibile impostare in automatico, quindi il software gestirà il 60 piuttosto che il 90 Hz, o manualmente nelle varie frequenze. Vedete come si comporta bene? Andiamo a vedere anche i menu. Vedete come scorre molto molto bene, quindi anche a livello di refresh la modalità automatica permette davvero un'ottima esperienza di uso. Questo processore è un processore con 8 core, i due core sono a 75 e i restanti 6 core sono a 55, quindi un processore che per la tipologia di utilizzo è sicuramente valido. Si trova a circa 140-150 euro questo dispositivo, quindi
dal punto di vista del piazzamento del prezzo è sicuramente un dispositivo un pochino forse troppo alto nel range per le caratteristiche che ha, però è completo e è robusto e affidabile, cosa che Motorola è sicuramente un riferimento per la categoria, soprattutto anche come qualità di ricezione audio che, pur essendo mono, è davvero ottimo. Tiger T700 Unisoc, vedete questi sono i core, 2 a 1,82 GHz e 6 sempre a 1,82 GHz, ma con Cortex A75 in un caso e A55 nell'altro. Ovviamente Android 11 è una versione 64 bit. Lo schermo è uno schermo con questa risoluzione di 1600x720, 20 noni, memoria 4 giga, fotocamera, abbiamo la 48 e le API purtroppo sono limitate, quindi possibilità di utilizzare la Google Camera davvero bassissime, 5000 mAh con andiamo a vedere la confezione, una ricarica purtroppo lenta, molto molto lenta, perché parliamo di un 5 volt 2 ampere se non erro nel suo alimentatore, non so se si riesce a vedere, 5 volt 2 ampere, quindi un 10 watt di ricarica, circa 3 ore di carica Type-C, cavetto, e in dotazione viene data anche un paio di cuffie con filo con i gommini, quindi in gomma davvero interessante. La custodia in dotazione in silicone che fa sempre comodo e protegge il dispositivo in modo comunque valido. Cosa abbiamo in più nel software Motorola? Abbiamo anche il SAR che se andiamo a dare un'occhiata agli screenshot c'è per esempio nella schermata del dialer con premendo questi tasti abbiamo anche le informazioni sul SAR: 0,63 per la testa, 1,75 per il corpo e addirittura 3,55 watt per chilo per le braccia. Quindi questi sono già indicati nel dialer di Motorola, cosa che non mi aspettavo. Andiamo a dare un'occhiata alle altre prestazioni. eMMC 5.1, vedete prestazioni ovviamente di un dispositivo di basso di gamma, ma che è comunque veloce e abbastanza prestante per tutti gli utilizzi. 350-1336, questa CPU si colloca praticamente a pari passo con la CPU Helio G85 piuttosto che lo Snapdragon 662, quindi il vecchio medio gamma dello scorso anno. 932 di OpenCL, 1057 il Vulkan. Sensoristica, vedete qui manca il magnetometro o bussola, purtroppo è che è una delle assenze un po' croniche in molti dispositivi della Motorola, ma che purtroppo ecco, ce la dobbiamo tenere, quindi senza la bussola magari con la navigazione a piedi piuttosto che a bassissima velocità forse avrete dei problemi di orientamento, ma tant'è che purtroppo ecco, in questo caso questo non viene inserito da Motorola. Widevine L1, quindi riproduzione anche in HD dei contenuti in streaming e 60 e 90 Hz per il refresh rate, queste le prestazioni normali. E qui c'è lo throttling termico, quindi questa CPU è a 12 nanometri, quindi è una CPU che ovviamente come tecnologia produttiva non è sicuramente aggiornatissima, però le prestazioni sono buone perché ha un throttling che riduce del massimo 12% delle prestazioni nei 15 minuti di test, quindi si comporta comunque in modo buono, pur avendo detto questi abbassamenti di potenza che vanno un po' ad abbassare la frequenza massima, ma si comporta in modo decente. 165.000 punti, considerando che anche in questo caso non viene effettuato il test della GPU da parte di AnTuTu, quindi tendenzialmente siamo sui 240.000 punti. E l'LTE, ovvero quindi il 4G che è completo, però non permette l'aggregazione delle bande, quindi non abbiamo il 4G Plus, però la ricezione è davvero buona e anche comunque il segnale è forte. Andiamo a dare un'occhiata e a sentire quello che è il audio e vediamo il sensore come funziona di prossimità, vedete? Benvenuto Funziona in benissimo, è fisico. chat. Ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami in Audio molto Italia. molto Se forte chiami sulla altra capsula lingua auricolare, potrai essere soggetto alle tariffe un applicate po' dal meno in tuo via voce. operatore. Il servizio utenti di Ilia.
Servizio, vedete, un pochino più, leggermente più scarso per qualità. Andiamo a vedere uno scatto veloce, punta e scatta. Lo scatto in circa quasi un secondo viene salvato in memoria. Vediamo la modalità. Questa è la wide angle da 8 megapixel. Scatto è abbastanza veloce. Queste sono le varie modalità. Professionale, scatto continuo, panoramica, filtri, ritratto, macro, visione notturna, timelapse, rallentatore e macro. Vediamo uno scatto macro per farvi vedere cosa succede. Per esempio, con lo scatto macro, scatto molto veloce, ovviamente macro si tratta di un sensore da 2 megapixel, non può fare miracoli, quindi lo scatto sarà, diciamo, solo sufficiente per magari qualche piccolo ingrandimento e degli scatti poco risoluti. Schermo buono, pur essendo solo HD, un minimo di viraggio sicuramente c'è nell'inclinazione del pannello e anche qui ci andiamo a vedere un po' la video per apprezzare un po' meglio i colori. Andiamo a mettere la risoluzione 720p a 60 frame per secondo, non avrebbe senso metterla a 1080p. Andiamo a inclinare un po' il pannello, non vira tantissimo se lo incliniamo in orizzontale, un po' più, vedete, con dei riflessi nella parte con il verticale, quindi vedendolo in verticale rischiate di avere meno qualità e fedeltà dei colori, però per il resto si sente bene anche l'audio. Qualità dell'audio non proprio impeccabile, quindi al massimo un pochino si sentono, diciamo, dei piccoli diciamo un po' di gracchiare la cassa al massimo volume. E non ci sono le moto action, ovvero quelle gesture di Motorola che ci avevano magari ben impressionato in altri dispositivi e che in questo non sono presenti, quindi anche la modalità always on piuttosto che le moto action, diciamo, con le gesture non ci sono. Sì, c'è invece il che alzando il dispositivo si risveglia e quindi potete utilizzare o lo sblocco tramite l'impronta che è posta posteriormente ed è affidabile e abbastanza veloce, in circa un secondo sblocca, oppure utilizzare comunque lo sblocco con il volto. Software Motorola quindi molto buono e versatile. Vedete il menu sempre, ecco, in stile Android 11, quasi stock, non ci sono praticamente personalizzazioni tranne pochissime cose, il tasto di OK Google che viene immediatamente attivato nella pressione del tasto, e quindi questo è quanto. Diamo un'occhiata anche a livello di browser, come si muove. Ah, il pannello ha un pannello senza trattamento oleofobico, o meglio, c'è davvero pochissimo trattamento perché le impronte si vedono in modo molto molto, non so se riuscite a vederle, si fissano molto bene, e per il resto senza la pellicola applicata, non c'è pellicola in dotazione. Andiamo a dare un'occhiata al sito della Repubblica. Andiamo a vedere come si muove, pince. Vedete, questo T700 della Unisoc si comporta molto bene, anche il pinch è veloce e lo scorrimento, vedete, non ha incertezze di sorta. Torniamo alla home, non c'ha, vedete, anche non ha incertezze, e tornando alla home molto molto veloce, quindi si comporta bene e questo è un po' quanto. Standard, wide, standard, modalità HDR, uno scatto selfie all'aperto in modalità standard e modalità grandangolare. Vedete, qui perde un pochettino, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle forti luci, qui è sicuramente un pochino bilanciato. Altro scatto, e anche qui vedete uno scatto al volo che ho fatto in precedenza.
diciamo buona tra il discreto e il buono, con buona luce, e ovviamente quando cala la sera è sicuramente meno di qualità lo scatto, e quindi non riuscirete a portare a casa scatti davvero buoni. Per il resto, un dispositivo solido, affidabile, da tradizione Motorola, è sicuramente il valore aggiunto, il brand, soprattutto anche disponibilità di aggiornamenti garantiti per almeno 2 anni. Questo è stato rilasciato da poco, quindi ci aspettiamo tutto il 2022 con il supporto e anche Android 12. E questo è quanto per un dispositivo che sicuramente fa della sostanza la sua arma migliore. Per il resto, qui cosa manca? Manca solo quella bussola, manca ovviamente sì, la presenza di una pellicola in dotazione, ma magari potete acquistarla aftermarket. Il 4G Plus non è presente, quindi una piccola limitazione c'è, e il fatto che lo slot ovviamente non è un dual SIM, ma completo, ma è ibrido. E a livello di fotocamere non ci possiamo aspettare tanto da un sistema del genere. Unisoc T700 forse è il primo di questa serie che riesce ad essere utilizzato un po' in modo standard anche da Motorola con i suoi smartphone, l'abbiamo visto solo sui tablet, ma si comporta in modo degno per sicuramente una fascia così medio-bassa che è rappresentata da questo G20. G20 che mi ha convinto per la sua qualità e per il rapporto qualità-prezzo, ovviamente per i 140-150 euro massimi che si riescono a trovare. Quindi per il momento è tutto, se il video vi è piaciuto mi raccomando date un like, condividete, iscrivetevi al canale, se lo volete acquistare usate i miei link, vi metterò il link per l'acquisto, e iscrivetevi al mio canale di offerte Telegram Smartphone Offerte Tech, vi metterò sotto il link. E anche i canali partner YouTube, Revotech e Fanblog Italia, nonché il canale degli amici malati di smartphone su Telegram. Ciao da Max e alla prossima prova!